Ciao, allora, le probabilità reali che hai di guadagnare investendo, andando numeri alla mano, contenendo al massimo i rischi per raggiungere la tua pensione anticipata indipendente. Quindi probabilità alla mano per vedere veramente quanto puoi guadagnare, quale può essere il rischio connesso e come in realtà si potrebbe completamente abbattere questo rischio massimizzando il risultato. Andiamo a vederlo in questo video. Ciao, io sono Massimiliano Cerra e faccio parte del MIPAI, del Movimento Internazionale per il Raggiungimento della Pensione Anticipata Indipendente. Un movimento unico che vuole raggiungere la pensione indipendente attraverso dei sistemi propri, attraverso tutto un insieme di persone che utilizzano una filosofia di vita e dei sistemi certificati, dei metodi certificati totalmente indipendenti. Per arrivare a quella che è la pensione anticipata indipendente, che non è un sogno, è una realtà numerica e calcolata attraverso il nostro calcolatore che ti dice già quando arriverai alla pensione indipendente, quanto tempo ti ci vuole e dopo quanto tempo potrai vivere di rendita. Allora, una delle parti fondamentali che utilizziamo all'interno del sistema per raggiungere la pensione anticipata indipendente può essere qualche investimento che chiaramente è adeguato allo stile di persona che poi lo mette in atto. Quindi all'interno del movimento ci sono delle persone che hanno maggiori competenze e delle persone che hanno minori competenze, basta cambiare strumento, basta cambiare stile e ogni persona riesce a raggiungere comunque questo obiettivo. Tu stesso, quando hai voluto investire, se non hai competenza, materialmente ti sei rivolto alla banca che ha investito per te, ok? Quindi, come vedi, e semmai hai investito facendoti raggiungere quell'obiettivo medio che volevi raggiungere in base alla tua propensione personale. Bene, allora, la realtà, quanto posso veramente guadagnare investendo nel corso del tempo e massimizzando veramente i profitti? Allora, se guardi questo grafico, questo che vedi in questo momento, vedi che si tratta di un grafico del mercato americano, quindi dello Standard & Poor's 500. Come vedi, questo mercato, nel corso di tantissimi anni, è uno dei mercati che è cresciuto in maniera più regolare, dagli ultimi 100 anni ha sempre avuto una crescita pressoché costante e poi chiaramente è incappato in tutta una serie di crolli nel corso del tempo, ma non sono stato altro, questi crolli non sono stati altro alla fine che uno storno, un attimo di riflessione, chiamiamolo così, e poi questo mercato è ripartito. Benissimo, come puoi vedere, alla fine è un mercato che si adegua a quella che è la crescita globale, alla crescita del mondo, la crescita tecnologica, quindi la crescita generica. Possiamo vedere e possiamo comprendere dai numeri concreti, li puoi trovare su internet, dove vuoi, che questo mercato, se tu investivi anche 100 anni fa, ti prendevi tutti i crolli possibili e immaginabili, tutte le ripartenze, andavi a tirar fuori indicativamente l'8-9% di media all'anno, più il fatto che semmai ti dà pure dei dividendi, ti aggiravi tra l'8 e il 10% all'anno come media, che alla fine, se andiamo a guardare e calcolare la nostra pensione anticipata indipendente, può essere veramente interessante come cosa. Ma c'è un ma da valutare. Questo mercato, come ogni investimento, e come ogni investimento che farai, gli investimenti vanno seguiti. Vai a vedere l'altro video molto importante, il video che si intitola Ho fatto l'investimento per la vita. Ok, valla a vedere, è molto interessante perché ti fa comprendere come ogni investimento debba sostanzialmente essere sempre seguito, non può essere abbandonato sperando nei miracoli, ok? Ad esempio, riguardiamo insieme, il grafico di questo mercato. Guardiamo che questo mercato in realtà avrebbe fatto l'8-10% in media, ma transitando in mezzo a delle onde infinite, quindi delle onde, quelle decrescite, quelle crisi finanziarie che poi pian piano, quindi se uno si prende tutta la crisi finanziaria, che a volte sono durate, le crisi finanziarie medie sono durate dai 2 ai 3 anni, quindi crisi finanziarie, poi pian piano una ricrescita leggera e poi pian piano una grande risalita, ok? Quindi questo mercato si è trovato in mezzo a tutte sostanzialmente queste turbolenze che sono assolutamente naturali in un mercato in crescita, come siamo turbolenti noi, il mercato materialmente è fatto da persone che hanno la loro psicologia e quindi inevitabilmente ha delle turbolenze un po' come abbiamo noi. Però
Ma se noi avessimo avuto un metodo attraverso il quale all'inizio di ogni crisi, quindi se noi abbiamo un metodo come il metodo che utilizziamo noi, quindi noi utilizziamo un metodo attraverso il quale un mercato, ma qualsiasi strumento finanziario, quindi un metodo che puoi utilizzare anche tu perché è semplicissimo, una volta che un mercato ci rimangia tranquillamente una media del 20%, 20-25% di quello che degli utili che ci ha generato, noi chiudiamo. Con questa tecnica tu vedi che ogni crollo che ha avuto il mercato, tu saresti uscito, ti saresti preso solo la prima parte del crollo e non tutto il resto del crollo. Quindi in quell'8-10% medio che tu avresti fatto nel corso degli anni senza toccarlo mai, ok? Senza toccarlo mai. Pensa se tu avessi avuto un metodo che ti fa uscire quando le cose non vanno benissimo e comunque ti fa rientrare in una situazione quando le cose sono un attimino appiattite e si sono messe un attimino in sesto, ti fa entrare leggermente più basso, che non è mai indovinare la parte più bassa in assoluto, ma ti fa perdere invece quel movimento così brutto che è la crisi. Ti fa perdere una grande parte, significa che quell'8-10% annuale con un metodo si sarebbe sicuramente trasformato almeno in un 15% più dividendi e forse anche in un 20%, ok? Perché avessi massimizzato il movimento di un normalissimo mercato e quindi semplicemente con un metodo non ti saresti vissuto i 2-3 anni di crisi e avresti massimizzato i guadagni. Quindi avere un metodo è importantissimo. Torniamo alla domanda principale. Le probabilità reali di guadagno che ho investendo sono altissime, ok? Sono altissime perché se ho un metodo mi permette di massimizzare i guadagni e ridurre il rischio al minimo e mi permette soprattutto di non incorrere nel coronavirus piuttosto che nel crollo delle Torri Gemelle, piuttosto, o meglio, le vedo ma esco per tempo. L'errore delle persone, lo ripeto sempre, lo ripeterò sempre e lo ripetiamo sempre a tutte le persone che seguono il movimento MIFA, l'errore delle persone è acquistare, fare un investimento e utilizzare la mentalità che ti ha materialmente costruito nella mente la banca. La banca, quando ti vende uno strumento finanziario, ti sta vendendo la gestione dei tuoi soldi, ti sta vendendo delle commissioni che la banca vuole continuare a generare attraverso i tuoi soldi. Quando c'è un qualsiasi storno, qualsiasi crollo, la banca non ti dirà mai di vendere, perché se dicessi a tutti i clienti, guarda, vendi ed esci che poi li compriamo nei momenti buoni, la banca perderebbe tanto capitale gestito, perderebbe tante commissioni, per cui ti fa prendere tutti 2-3 anni di crisi e dopo ti fa ripartire. È normale che poi ogni persona dice, eh sì, è normale, ma con gli investimenti si perde. E certo, è normale che perdi, perché abbiamo compreso come già così avresti un buon guadagno, ma come addirittura avendo un metodo di gestione le probabilità aumentano in maniera veramente sostanziale, in maniera veramente forte, e se addirittura riesci poi a gestire, come facciamo noi nel MIPAI andiamo a gestirci materialmente gli investimenti che servono per arrivare alla pensione anticipata indipendente, li andiamo a gestire in maniera molto molto semplice e concreta, con degli strumenti assolutamente controllati, semplici, come ad esempio in questo caso potremmo utilizzare un ETF che segue l'andatura di questo mercato, ma con la differenza di fare come abbiamo fatto noi, ad esempio di segnalare alle persone che ci seguono, guardate ragazzi che sta arrivando una pandemia, ai tempi del coronavirus abbiamo segnalato, sta arrivando una pandemia ragazzi, è il momento di chiudere, benissimo, allora tutte le persone non si sono prese tutta quella discesa infinita, ma sono pronte a riprendersi una ripartenza interessante. Quindi da un mercato che già statisticamente ti va a creare un 8-10% statistico nel corso del tempo, se tu vai a massimizzare con materialmente la possibilità di uscire e di gestire determinate situazioni, le probabilità di guadagno sono veramente molto molto alte. Allora, ogni volta che fai un investimento è importantissimo scegliere gli strumenti giusti, ma non quelli che senti pubblicizzare,
non quelli che senti dire, non quelli che senti dove si guadagna di più, no, gli strumenti adeguati alla tua persona, gli strumenti adeguati alla tua competenza, gli strumenti adeguati alla tua preparazione, che siano indipendenti, che vadano a minimizzare assolutamente i costi e i rischi. Quindi la banca non è assolutamente idonea per darti questi strumenti, perché la banca ti andrà a massimizzare i costi perché deve guadagnare e non ti dirà mai di uscire perché deve continuare a gestirti il capitale. Per cui dimentica, devi diventare indipendente in tutto per raggiungere la pensione anticipata indipendente. Vieni nel MIPAI, segui il nostro modello, perché col nostro modello si arriva a questo risultato straordinario e le probabilità di arrivare ad avere una bella quota, una bella gestione degli investimenti è veramente altissima e controllata da un sistema. Quindi, concludendo, le probabilità di avere dei grandi risultati con gli investimenti sono altissimi se utilizzi un metodo, se utilizzi gli strumenti giusti, adeguati alla tua persona, gli strumenti giusti che sanno creare una crescita e che sanno diminuire drasticamente i costi di gestione e diminuire drasticamente il rischio. Allora, se ti piacciono i video del MIPAI, vienici a trovare. Vieni nel MIPAI, vieni a trovarci, vieni sul nostro portale, iscriviti a questo canale, fammi avere dei commenti sotto per sapere cosa ne pensi. E anche per far crescere il canale abbiamo bisogno veramente di crescere, di portare questa voce della pensione anticipata indipendente più in alto possibile, più in grande possibile, per avere tanti amici che lo fanno con noi, altrimenti ci troviamo sempre delle persone che ancora non credono, che ancora non sono connesse al fattore, sono ancora connesse al blocco culturale che c'è in Italia. Quindi ti aspettiamo nel MIPAI e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Massimiliano Cerra. MIPAI è il movimento internazionale per raggiungimento della pensione anticipata indipendente. Iscriviti sul nostro canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui nostri contenuti e iniziative. Seguici sul tuo smartphone con i canali Telegram e sul nostro gruppo privato di crescita e sulla fanpage che trovi su Facebook. Tutti gli accessi sono raggiungibili in descrizione o su mipai.info, inizia da qui. Segui il nostro percorso di vita e grazie. Grazie di essere stato con noi.